della passione di Donatello. Marco Anche. Sono stati chiamati pulpiti perché si trovano in alto, o forse perché non avrebbero saputo come chiamarli altrimenti. Fatto sta che i due monumenti hanno questo aspetto perché i pannelli di bronzo realizzati da Donatello tra il 1450 e il 1466 per la Basilica Fiorentina di San Lorenzo rimasero senza una collocazione precisa e una cinquantina di anni dopo vennero montati sulle colonne in occasione della visita di Papa Leone X a Firenze. Quello a destra, per chi guarda l'altare, detto della risurrezione dal tema raffigurato nei pannelli, è stato restaurato qualche anno fa. L'opera Medicea Laurenziana decise di conservare i ponteggi, permettendo di ammirare da vicino questi capolavori, e solo da vicino in effetti se ne apprezza la qualità, al modico prezzo di un euro. Con i 100.000 euro raccolti è stato iniziato il restauro del pulpito gemello, detto della passione, per il tema rappresentato dall'artista. Il resto lo hanno messo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il Ministero dei Beni Culturali e la stessa opera Medicea Laurenziana. Il restauro è stato presentato dal presidente Paolo Padoin. Il risultato parla da solo, i tecnici dell'Opificio delle Pietre Dure hanno ripulito le superfici, ritrovando dove c'erano le dorature e recuperando lo splendore e la profondità dei celebri stiacciati di Donatello, che amplificano lo spazio, lo dilatano, lo riempiono coi movimenti dei personaggi. Adesso la basilica, simbolo del Rinascimento fiorentino, è completamente libera dai ponteggi. Il contenitore e il contenuto, la navata e i due pulpiti, si valorizzano a vicenda, offrendoci oltretutto un modello di restauro partecipato che potrebbe fare scuola. Siamo al calcio sotto